Wonderland, winter wonderland, wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow's glistening. Allora, dalla sala consigliare, corso di moda, esposizione, siamo ai mercatini di San Giacomo, il quarto anno consecutivo che io e la mia amica Elena, amica più che amica, che facciamo ogni anno il Bimbrulé, animazione per i bambini, la presenza dei bimbi in questa piazza e la loro felicità ci rende felicissimi, siamo contenti di aver fatto questo in tutti questi anni. Grazie Elena. È vero, il Natale è più bello, è vedere i paesani tutti riuniti in piazza e soprattutto vedere i bambini con un bel sorriso senza andare a cercare la felicità a Termoli, perché l'America sta qua! Grazie a tutti. E in piazza troviamo il Babbo Natale Diego, Irene e Rita, le animatrici per questa sera con attività ludiche per i bambini, e i bimbi sono tutti felici di partecipare a questo evento. Intervistiamo anche una piccola partecipante e le chiederò se le è piaciuta questa serata. Sì. E che cosa ti ricorderai poi da grande? Che mi sono divertita con le bibliotecarie. E c'è magia in questo evento? Sì. La vedi la magia? Mm-hmm. E ti sono piaciuti gli animatori? Sì, sono molto bravi. Io ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato, perché per loro è la festa del Natale. Grazie. Imma Vitale, una veterana di questo mercatino, ha reso sempre bellissimo la sua partecipazione con delle creazioni uniche e ha avuto sempre tanto successo. Le chiedo come mai ha deciso sempre di partecipare e che cosa sente durante questa manifestazione. Allora, innanzitutto buonasera, ho deciso di partecipare anche quest'anno perché mi fa piacere far conoscere il paese, far conoscere tutte le iniziative che il nostro paese propone e comunque far conoscere anche un po' anche i miei prodotti, ecco. Grazie Imma e a tutti gli altri espositori. Anche qui troviamo una bellissima esposizione dei prodotti speciali, perché sono speciali le persone che le hanno realizzate. Chiediamo alla maestra Maria Teresa Cirella chi sono e qual è la finalità di questi lavori. Buonasera a voi. E niente, abbiamo organizzato questo mercatino grazie naturalmente all'idea di Don Alessandro, che ha coinvolto sia persone adulte che ragazzi. Abbiamo lavorato dal mese di ottobre rincontrandoci una volta a settimana in Casa Canonica e organizzando appunto proprio dei laboratori di creativi, e grazie quindi a questi laboratori sono venuti fuori dei lavori bellissimi, fatti proprio a mano, creati con tanto amore e creatività. E grazie al ricavato della vendita di questi oggetti aiuteremo la parrocchia, e l'idea è anche quella di un contributo per i ragazzi per il campo scuola, ecco. E niente, siamo contenti perché insomma è andata abbastanza bene, e più che altro è stato un momento, un motivo per un monito per di aggregazione, ecco. La motivazione principale è stata quella, quindi di creare dei momenti ricreativi sia per le persone di una certa età, quindi che hanno avuto voglia di mettersi in gioco, mettendo anche a disposizione il loro tempo e le loro abilità a disposizione degli altri. E noi con i ragazzini ugualmente abbiamo ogni mercoledì abbiamo lavorato su varie tematiche, vari articoli, e quindi tutto questo è il frutto del nostro lavoro. Grazie. Quindi un grazie ai bimbi, alle signore che hanno collaborato, al Don Alessandro che è qui con noi da un anno, e si vedono veramente tanti risultati e ci auguriamo di proseguire in futuro sempre meglio di così. Chiediamo proprio un piccolo intervento anche a Don Alessandro.
su queste attività, sei felice anche lui di questa esperienza? Sì, riguardo a questo mercatino sono già tante volte che vengo intervistato, perché poi anche è stata, diciamo, un'altra serata il 21 di novembre, e quella è stata la serata, diciamo, boom, perché c'eravamo solo noi come esposizione, come mercatino. E diciamo che il ricavato, ecco, l'ho già detto, è innanzitutto, come ha detto anche Maria Teresa, lo scopo vero è quello di stare insieme. Quindi di coinvolgere sia ragazzi che adulti, le signore che tutti i pomeriggi, martedì, vengono per stare insieme, bere una tazza di tè, lavorare all'uncinetto, chiacchierare. E i ragazzi per divertirsi insieme. E poi, diciamo, il fine anche è quello di raccogliere un piccolo fondo per il campo scuola estivo, perché così possono esserci meno spese per la parrocchia e per le famiglie. Speriamo, diciamo, abbiamo raggiunto una sommetta, diciamo, buona, discreta. E diciamo sono contento di questo, perché hanno risposto bene, con gioia, e quindi anche i ragazzi, era bello vedere i ragazzi come litigavano con i genitori, non voglio andare via, devo ancora stare qui, quindi ecco, questo, diciamo, vuol dire che è stato raggiunto lo scopo, e sono contento, grazie anche ai catechisti e agli animatori che si sono impegnati per fare accoglienza, ecco questo. Grazie mille, Don, e adesso sentiamo alcune ragazze che questa sera hanno esposto e venduto gli articoli dei vari bimbi. Rosaria, Maria Rosaria, o Rosaria? Rosaria? Dai, due paroline. Che cosa porterai nel tuo cuore in futuro di questa esperienza? Sicuramente è una bella esperienza che ha coinvolto, anche quella dell'oratorio, che ha coinvolto molti bambini. E anche a noi che abbiamo collaborato con loro a realizzare questi bellissimi prodotti, ci hanno, diciamo, riempito il cuore di gioia, abbiamo passato dei bellissimi momenti. Ai bimbi, cosa volete dire? Questa esperienza, cosa porterete nel cuore? A me è già chiusa. Brasilia. Rispondi tu. Cosa ricorderai di questa esperienza? Dell'oratorio. Dell'oratorio, dei bei lavoretti fatti. Yeah. Abbiamo fatto bei lavoretti e questa esperienza ci ha insegnato a manipolare più il materiale. Un'esperienza di felicità. Sì. E chiediamo ad Alessandra. Alessandra, ti è piaciuto? Te l'hanno fatto il disegnino sulla... Non hai fatto nessun disegnino, perché il Babbo Natale gliel'hai chiesto il regalino? No, sì. Sì, gliel'hai chiesto? Sì, l'ho rotto. E lui cosa ha detto? Che provvederà? Sei stato buono? Sì. Allora, Patrizia e Alma, altre due venditrici, appunto, chiediamo loro se questa esperienza è piaciuta e se la ripeteranno. Sì, assolutamente, è un'opportunità di condividere quello che abbiamo in eccesso e che agli altri può interessare. Tu, Patrizia? È stata una bellissima esperienza, a me piace proprio lo scambio e condividere le mie cose con gli altri, quindi per questo grazie, è stata una bellissima esperienza. Grazie a voi. Altre due veterane di San Giacomo, di questo mercatino, e grazie a loro siamo riusciti a portare avanti questo discorso per più anni. Chiedo loro a che cosa si sono ispirate nel realizzare i loro articoli. Allora, io sono Elvira. Salve a tutti, ci siamo già visti in altre interviste, e io faccio solitamente cose in feltro, pannolenci, tutto fatto a mano in pratica, e quest'anno un Natale proprio non molto con i simboli alternativo, bene, non proprio con i simboli prettamente natalizi, e quindi è una bella esperienza ogni anno. Speriamo di continuare, di fare sempre meglio, che è la cosa principale, per dar vita al paese e anche per noi stesse, sì, insomma, per realizzarci un po', no?
Ringraziamo il comune in ogni caso. Grazie. Grazie. Io realizzo bigiotteria giusto per passare un po' di tempo, mi piace, mi diverto e ringrazio tutti per questa bellissima serata. Grazie. Grazie a voi, perché con la vostra presenza, insomma, mantenete vivo questo mercatino. Ciao Leo, chi stai con zia? Antonella, espositrice, quinto anno consecutivo, abbiamo visto nascere questo mercatino insieme, ci siamo impegnati a mantenerlo vivo e attivo sempre, soprattutto per i bambini e per la cittadinanza. Piero, suo marito, ci ha aiutato tantissimo insieme anche a Sergio, hanno collaborato con le luci, aiuti di ogni tipo, diversamente non si poteva fare. E ad Antonella chiedo se in tutti questi anni, nel frattempo è diventata anche mamma, se le sue creazioni hanno subito un'evoluzione, a che cosa si è ispirata? Allora, intanto voglio dire che è sempre un piacere partecipare a questo evento e anche se con l'arrivo del bimbo ho fatto un po' fatica, non ho pensato neanche per un attimo di non partecipare. Sì, un'evoluzione grazie a Dio c'è, penso di essere migliorata negli anni e i soggetti li scegli in base alle mode, per esempio adesso questo è l'anno dei Minions e un po' insomma si guarda su internet e si cercano i soggetti che possono andare di più. Questo è, solo speriamo che vada avanti, che insomma ce ne siano altre. Grazie. Ce l'auguriamo anche noi, visto che sono 5 anni che portiamo avanti questo progetto, va migliorato, va portato avanti con energia e con forza, perché i bambini si divertono e anche gli adulti poi tutto sommato. Quindi ci auguriamo che questo evento non abbia mai una parola che sia uguale fine. Grazie a tutti.